L'Italia è il paese più bello del mondo e noi questo lo vogliamo far rinascere, far scoprire, e questo lo si può fare grazie anche alle competenze e all'aiuto delle guide turistiche. Le guide turistiche sono pronte a mettere a disposizione le loro competenze per collaborare a risollevare l'Italia. Così l'Associazione Nazionale Guide Turistiche ha deciso di prendere carta e penna ed inviare una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Siamo in una pausa forzata. Siccome poi noi guidi abbiamo anche altre, a parte le lauree, ma insomma la conoscenza delle lingue, altre competenze, abbiamo chiesto a Conte, e ripeto a Conte perché lui ovviamente prende il consiglio, se nel caso ci fosse bisogno, ma in qualsiasi ambito, in qualsiasi settore, della nostra presenza, noi siamo ovviamente a disposizione. Noi non vogliamo assolutamente sostituirci a chi è già ovviamente all'interno di queste professioni, cioè, quindi era soltanto una sorta di tendere la mano in un momento così importante e soprattutto dare un senso di solidarietà. L'emergenza Covid-19 ha indubbiamente messo in ginocchio l'intero sistema turistico italiano, con esso ovviamente anche guide ed accompagnatori che dal 1 aprile potranno accedere al bonus di 600 euro disposto dal decreto Cura Italia, un importo che però non ripagherà il lavoro perso e soprattutto quello che continueranno a perdere. Parte della stagione se n'è già andata quest'anno. Allora, la parte della stagione fino a luglio-agosto direi proprio di sì, e potrei anche dire, ma voglio essere fiduciosa, ma se sono realista dovrei dire che forse anche la seconda parte, perché bisogna avere tutti i crismi della sicurezza per poter poi ricominciare quindi a viaggiare. Quindi una nota di speranza forse potrebbe essere il turismo nazionale, però anche su quello muoversi per il turismo di gruppo secondo noi sarà ancora difficile.